ovviamente grazie della partecipazione. Il primo significato di questo incontro è quello di unire di più, in modo più definitivo, le comunità di Sospirolo e di San Gregorio, scusate, e di Gosaldo, con le attività del Comitato Acqua Bene Comune. Noi abbiamo sottolineato con grande piacere, con grande fratellanza, il fatto che si sia costituito autonomamente in queste settimane un comitato a Gosaldo molto determinato, che vuole prendersi in mano le decisioni su questo territorio e che vuole essere protagonista nel futuro di questa valle. E quindi da questo punto di vista riteniamo che questo sia effettivamente la funzione di servizio che il Comitato Acqua Bene Comune può avere nelle comunità, di condividere iniziative, di condividere conoscenza e anche di diffondere informazione e controinformazione. Un aspetto fondamentale infatti è quello della asimmetria e dissimmetria dell'accesso alla conoscenza rispetto a quello che sta accadendo. Chi di voi ha avuto la possibilità di sentire le dichiarazioni dei soggetti istituzionali nella trasmissione di report di domenica in relazione a questa proposta di progetto, avrà avuto modo di constatare che intorno a questo progetto si sta creando una grande cortina fumogena che si fonda sulla falsa dichiarazione intorno a tutta una serie di autorizzazioni che sono state date per rendere apparentemente legittimo questo intervento, quando nella sostanza, a detta anche degli stessi soggetti istituzionali che dovevano controllare, le cose scritte non corrispondono a quello che verrà realizzato. E quindi in questi 5 minuti cercheremo un po' di far capire quello che sta accadendo e perché sta accadendo. Qui è stata fatta una richiesta da parte di una ditta di Brescia, la Valla Sabbia. Non è una ditta piccola, è una ditta importante che ha all'interno del suo consiglio di amministrazione anche interlocutori importanti come Chico Testa ed altri. Hanno all'interno della loro partecipazione societaria strutture multinazionali, quindi non stiamo parlando di un piccolo imprenditore locale, stiamo parlando di una grande azienda. Ha chiesto di poter intervenire all'interno di questa valle per realizzare una centrale idroelettrica. Strumentalmente, un po' furbescamente, hanno deciso di attivare le opere di presa che vedete iniziano qui e poi dove ci fermeremo al ponte di Titele, insomma, ci sarà la vera e propria opera di presa della derivazione del torrente Mis. E potete già constatare che lo hanno fatto appunto in modo furbo, posizionandosi all'incirca una quindicina di metri fuori dal perimetro, dall'inizio del parco, che è esattamente situato l'inizio dove c'è la tabella del parco, quindi circa una decina di metri dopo il ponte di Titele. Con quest'opera di presa si deriva una parte significativa del torrente Mis, e lo si è fatto basandosi, avendo avuto un'autorizzazione dell'ente parco con la quale si dice che questo intervento serve per gli scopi istituzionali del parco. E questa è un'affermazione destituita di ogni fondamento, visto che questo tipo di intervento servirà esclusivamente, secondo quelle che sono le caratteristiche ad oggi del progetto, a produrre energia idroelettrica da parte del soggetto proponente, quindi la Valsabbia, rimetterla in rete verso Gosaldo e venderla al soggetto titolare della distribuzione, che è Enel. Quindi questa è un'attività di tipo industriale, produttivo, speculativo in questo senso, e quindi è un'attività che nulla ha a che fare con gli scopi istituzionali dell'ente parco. E la centrale verrà realizzata, poi magari assieme andremo 1,5 km dopo circa l'opera di presa, facendo un'operazione di intervento significativo di escavazione in una zona che il piano del parco definisce zona di riserva generale orientata di tipo B1, dove non sono autorizzabili
nuove attività edilizie, fatto salvo il sostentamento e il mantenimento di attività tipiche e tradizionali. Più o meno così cita sia la legge quadro nazionale sulle aree protette sia il piano del parco. Ebbene, lì invece viene costruito un manufatto di tipo industriale. L'acqua verrà trasferita alla centrale di trasformazione attraverso una condotta che verrà realizzata lungo la strada provinciale e che dovrebbe garantire, e anche qui siamo, poi lo sentire, lo dirà e lo sottolineerà meglio anche il comitato territoriale, dovrebbe garantire un transito alternato durante il periodo dei lavori, ma senza certezza alcuna che questo venga sostanzialmente realizzato. Di fronte a questo intervento, come comitato abbiamo fatto sul piano giudiziario tutto quello che era possibile. Come associazioni e comitati abbiamo fatto le osservazioni in regione che non sono state accolte, poi una volta che sono state date le autorizzazioni abbiamo ricorso al Tribunale Nazionale delle Acque, un tribunale dove non esiste una dimensione di dibattimento, quindi non si può discutere e far notare che alcune dichiarazioni, alcune autorizzazioni secondo noi erano destituite di fondamento, eppure su quelle dichiarazioni poi si è proceduto a dare le autorizzazioni. Il Tribunale Nazionale delle Acque ci ha dato torto, dicendo sostanzialmente, ribadendo la solita questione, questa cosa serve per gli scopi istituzionali dell'ente parco, serve per elettrificare la valle del Mis e le attività di produzione idroelettrica possono essere considerate delle attività tipiche e tradizionali. Noi di fronte a questa affermazione siamo rimasti sconcertati, non capivamo se c'era dell'ironia o c'era della perversione nel fare un'affermazione del genere, perché voi capite che in un territorio di montagna le attività tipiche tradizionali non possono essere considerate quelle idroelettriche industriali se non per un semplice e unico fatto, che la nostra provincia, ahi noi, è stata drammaticamente artificializzata su queste componenti, gran parte dei nostri fiumi e dei nostri torrenti rischiano di essere, come vedremo, aggrediti da questo punto di vista. Quindi è veramente una sorta di perversione nei termini dichiarare questa un'attività di carattere tipico e tradizionale. Ebbene, di fronte anche a questo parere del Tribunale Nazionale dell'Acqua, noi abbiamo sentito dalla viva voce dei soggetti protagonisti istituzionali di questa vicenda che quanto realizzato in ipotesi da questo intervento non corrisponde a quello che i soggetti responsabili dichiaravano di aver autorizzato. Infatti abbiamo sentito dire chiaramente dal presidente, dall'attuale presidente del parco, che questo tipo di intervento non ha alcuna relazione con gli scopi istituzionali dell'ente parco. Abbiamo sentito dire sempre dall'attuale presidente del parco che questo intervento non servirà all'elettrificazione della valle del Mis perché servirà semplicemente a vendere energia elettrica ad Enel, e abbiamo sentito dire dalla responsabile del Dipartimento Territorio Ambiente Carraro della Regione Veneto che non gli risulta che siano state o possano essere autorizzate interventi all'interno dei parchi nazionali o delle zone SIC e ZPS di produzione idroelettrica, ed è veramente sconcertante che ci siano queste affermazioni, visto che è stata proprio anche la Regione Veneto a concedere l'autorizzazione per la realizzazione di questo tipo di intervento. Ma vogliamo anche qui ricordare a Carraro che su 150 domande di nuove centrali idroelettriche che giacciono agli uffici regionali per una loro ipotetica autorizzazione, il 70% sono all'interno di SIC, ZPS, parchi nazionali o regionali, quindi in contrasto esattamente con le affermazioni che lo stesso Carraro ha fatto nella trasmissione di report. Noi abbiamo anche denunciato un'altra cosa, abbiamo detto che tutto quello che sta accadendo Thank you.
La barchetta di passaggio. Abbiamo anche sottolineato che tutto quello che sta accadendo, quindi sta accadendo in una dimensione di totale contraddizione tra quanto si dice apertamente e ormai anche in modo formale, riconoscibile e pubblicamente rispetto a quanto è scritto negli atti formali dell'iter di questo progetto. Quindi noi auspichiamo che chi ha come competenza il controllo della legittimità e della legalità di quanto avviene in questi territori così importanti, così delicati, che non appartengono appunto, secondo le nostre valutazioni, essendo beni comuni, non appartengono alla discrezionalità di alcuno, noi siamo qui per rivendicare attraverso forme creative, anche attraverso forme conflittuali, che venga ripristinato uno stato di legalità in questo territorio e in questa vicenda. Da questo punto di vista è evidente che non lasceremo trascurata nessuna possibile ulteriore opposizione. Vogliamo ricordare, e anzi oggi può essere un'occasione importante per cominciare anche un po' una raccolta di fondi, perché abbiamo assieme al WWF nazionale deciso di ricorrere sino in Cassazione contro la sentenza del Tribunale Nazionale dell'Acqua. Dobbiamo anche essere consapevoli e non ingenui che non è detto che la via giudiziaria sia una via che alla fine ci darà ragione. Ci sono troppi, come si può dire, ci sono troppi precedenti, si dice, ci sono questioni che riguardano aspetti formali e non sostanziali, e quindi la formalità delle cose non sempre corrisponde alla sostanzialità delle cose. Però noi abbiamo anche inteso definire questo ulteriore percorso di ricorso, perché riteniamo che ci sia la necessità che fino in fondo tutti i soggetti istituzionali si prendano le loro responsabilità rispetto a quello che sta avvenendo. E quello che sta avvenendo qui è solo un piccolo ma significativo e assolutamente esemplare circostanza, episodio, rispetto a quanto di più drammatico sta avvenendo in molti altri fiumi, in molti altri torrenti della nostra provincia, di cui magari parleremo esattamente un po' più avanti. È evidente che c'è la necessità di una forte coesione comunitaria tra le nostre cittadinanze, tra le nostre comunità. Non vogliamo soltanto affrontare questioni sul piano difensivo, vogliamo porre anche delle questioni in avanti molto più articolate. Una tra le tante, ma la vogliamo iniziare anche a sollevare qui, diciamo, perché i comuni non siano costretti e non accettino poco dignitosamente di svendere i loro territori andando a banalizzare quello che rimane di grande naturalità e di grande qualità ambientale della nostra provincia. Chiediamo invece di scegliere queste strade perdenti, apriamo una forte e convinta elemento di conflittualità e di contrattazione, per esempio con Enel, che sta incassando 200 milioni di euro di produzione idroelettrica all'anno nella nostra provincia senza alcuna ricaduta territoriale, senza che ci siano investimenti nel ciclo dell'acqua nel nostro territorio. Non è pensabile che venga chiesto ai cittadini bellunesi di svenarsi con continui incrementi e aumenti delle tariffe, per esempio nel nostro territorio, e sul ciclo dell'acqua ci siano soggetti privati quotati nel mercato che fanno speculazione e che fanno grandi remuneratività utilizzando l'acqua di questa provincia senza che vi sia nessun sostegno all'interno delle comunità territoriali. Questa è la seconda grande questione che porremo da qui e nei prossimi mesi, perché riteniamo che intorno a questi temi dobbiamo ritornare a essere tutti protagonisti con determinazione e con capacità di proposta.